Ciao a tutti, come va? Tutto bene? Ecco, abbiamo raggiunto i 100 iscritti, quindi festeggiamo con uno speciale. Io non ci credo davvero di stare a fare questa roba qui. Ma non tanto per il fatto dei 100 iscritti, tanto per il fatto che è una cosa per me ormai. Santo cielo, non. Andiamo avanti. Va bene, ma che cosa faremo in questo video? Andremo ad analizzare tutti i miei vecchi titoli, facendo una piccola recensione, per farvi capire quanto i videogiochi siano un pezzo di me e del mio passato. Questa vita fatta di maledizioni e distopie. Andremo solamente ad analizzare però tutti i titoli della scorsa generazione. Iniziamo, andremo proprio così, a caso, totalmente a caso, perché questo canale è nato per caso, la mia vita è un caso, il mio pene si chiama Ambrogio. Quindi il primo è Dead Space 3. Niente a che fare né col primo col secondo, una grande delusione per un buon titolo action. Paradossalmente, se non si fosse chiamato Dead Space sarebbe stato ancora meglio. Ma sti grandi cazzi. E adesso andiamo già verso gli Assassin's Creed. Guardate, dopo il 3 non ne ho comprati più, credo che poi lo andremo ad analizzare. 2 è stato il mio Assassin's Creed preferito, è l'unico gioco, pensate un po', che ho platinato, che non ho nemmeno qui perché l'ho prestato un amico e non me l'ha più ridato. Che schifo la vita. Oh, il gioco di Jason Bourne, che poi ho scoperto successivamente che non è interpretato da Matt Damon, come nel film, ma da un certo Robert Lund, lui insomma. Era fatto abbastanza bene, l'ho comprato al mercatino a Torre Canne per 10 euro. Ne vado anche fiero perché dopo averlo completato si è rotta la PlayStation e ho usato la garanzia per mandarmene una nuova. E ora si è rotta anche quella. Devil May Cry 4, un gran bel titolo, se non fosse per il fatto che io l'abbia pagato 34 euro usato da GameStop. E qui c'è uno scontrino di 110 euro, santo cielo quanto spendevo, dove ho addirittura comprato, no, guarda, questa è una meraviglia, ho addirittura comprato Uncharted 2 con la protezione di GameStop, roba veramente che se tu me lo dici adesso. Non lo so, tornerei indietro nel tempo per prendermi a schiaffi, sicuramente. E prendiamo tutti e due i Fallout, nonché Fallout 3 e Fallout New Vegas. Quando c'erano ancora i manuali, comunque, guardate qui che bella situazione, io adoravo i manuali. Adesso, cazzo, già sai se lasciano il foglietto con quelle due stronzate scritte. Fallout New Vegas comprato la bellezza di 69 euro, santo cielo. Quanti soldi ho sprecato per questa roba qua? E Fallout 3 penso un altrettanto. Vedete, c'è anche lo scontrino. Pensate un po', talmente vecchio che non c'è scritto più nulla, cioè praticamente si è schiarito. Non riesco. No, non si intravede nulla. C'è anche questa cosa molto interessante. Praticamente prima vivo questa rivista che si chiama Play Generation. Non so se adesso venga pubblicata ancora, però dava questi bei librettini dove c'erano tutti questi consigli, se qualcuno necessitava magari di raggiungere un punto, qui per esempio abilità extra delle missioni. C'era gente che davvero perdeva l'anima per scrivere queste cose, io non posso che ringraziarla perché era un lavoro davvero ben fatto fin quando li ho comprati, fin quando insomma facevano questi cazzo di librettini. God of War 3, che dire, davvero io quando vidi per la prima volta, anche qui scontrino ormai sbiadito. Quando vidi per la prima volta il filmato delle tre su YouTube, adesso non ricordo, rimasi semplicemente strefatto. Ma che capelli ho? Sembrava il massimo per me la grafica, adesso sicuramente è bella, però chiaramente abbiamo altri standard da raggiungere, però l'ho adorato, un gioco che veramente l'ho amato fino all'inverosimile perché concludeva la saga di God of War. A momenti ci infilavo il cazzo dentro la console per quanto questo gioco mi stesse piacendo. Oh, Grand Theft Auto 4. Che dire di Grand Theft Auto 4? Non mi è piaciuto. Sinceramente non mi è piaciuto perché non c'erano gli aerei, ve lo giuro. Io, ok, storia e tutto quello che volete, ma io il 96 di multiplayer.it o di Play Generation non glielo avrei mai dato. Anche perché, oh, guarda caso, in quel periodo usciva questo grande titolo qui, Metal Gear Solid 4. Che era praticamente un colossal per quei periodi, se non sbaglio 2008. È probabilmente uno dei miei videogiochi preferiti. Registicamente stupendo. Ho adorato il fatto che ci siano stati così tanti filmati inseriti, anche perché la trama è vastissima di Metal Gear. Poi si sono un po' cacati nel 5, o meglio, Kojima sicuramente l'hanno fatto cagare perché avevano semplicemente fretta
avevano fretta di pubblicare il gioco, secondo me. Mirror's Edge venne considerato il capostipite di un nuovo tipo di gioco in prima persona. Se non sbaglio, questo lo comprai alla Fiera del Levante a 15 euro o qualcosa del genere. 15 euro ben spesi, devo dire. Ah, guardate, c'è addirittura un fogliettino che pubblicizza Gran Turismo HD, che era praticamente una specie di demo di Gran Turismo che si trovava sul PlayStation Network, non credo ci sia più. Ah, guardate, c'è addirittura un fogliettino che pubblicizza Gran Turismo HD, che era praticamente una specie di demo di Gran Turismo che si trovava sul PlayStation Network, non credo ci sia più. E io ho avuto anche il piacere di conoscere su Facebook il doppiatore di Clank, che si chiama Aldo Stella, una persona veramente fantastica che ama il suo lavoro e ama anche scambiare tante parole. Io sono felice di chattare con lui di tanto in tanto. Resident Evil 5 addirittura con la scatola in metallo, dove c'è il gioco, il fascicoletto di Play Generation, uno scontrino che si legge anche. L'ho pagato ben 79 euro, santo cielo. E possiamo vedere che oltre al Blu-ray del gioco c'è anche un DVD con probabilmente dietro le quinte, ma non l'ho mai visto, probabilmente mai lo vedrò. I due Resistance, praticamente uno il seguito dell'altro. Il primo l'avrò finito un paio di volte, il secondo non sono riuscito a finirlo nemmeno una volta. Avevo la PlayStation qui, in questo punto preciso, ora ve lo faccio vedere, è un po' incasinato. E praticamente era collegata a una vecchia TV e si vedeva in 4 terzi. E mi ha annoiato un po', devo essere sincero. E per quello l'ho scartato, sarò arrivato al 60%, poi a un certo punto ho detto, sai che sta. Poi era in quel periodo storico videoludico dove stavano un sacco di giochi in prima persona e incominciavano davvero a rompere il cazzo. Un titolo di un giapponese che spara volando, divertente, bello, pagato 18 euro, bene. E poi qui arriviamo nella parte finale dei titoli di vecchia generazione, che praticamente corrisponde con la parte proprio finale del ciclo di vita di PS3. E quindi abbiamo un The Last of Us, comprato anche qua l'Euronics a 49, qui praticamente c'era la possibilità di preordinarli e di pagarli meno, e Grand Theft Auto 5, che tutti conoscono, anche qui 49,90, gran bei titoli. Bene, questa era la mia stramaledettissima collezione di giochi della vecchia generazione. Spero che il video vi sia piaciuto e fate ciò che dovete, perché un bacio.